Quante volte, girando per l'internet, avete trovato la recensione di un gioco che vi piace molto, l'avete letta e avete notato che ciò che c'è scritto non corrisponde alla realtà? Tante, vero? No, perché capita anche a me. Come ben sapete, in America sono usciti di recente, si parla di 2 settimane fa circa, Fire Emblem Fates e le sue 3 strade, Birthright, Conquest e Revelation. Non sto a spiegarvi la differenza fra le 3 strade perché potete anche leggerla direttamente sulla Wikia. Sta di fatto che molte riviste hanno ricevuto in anteprima una copia di Fire Emblem Faith per poterlo recensire. E voi direte: beh, l'unico modo per recensire al meglio Fire Emblem Faith è far recensire a un'unica persona le 3 strade in modo tale che possa fare una comparazione fra quelle tre e dare un giudizio complessivo. E invece, questa rivista, di cui vi lascio il link qua sotto, ha fatto in questo modo: ha assegnato il compito di recensire Birthright e Revelation a un tipo e Conquest a un altro. Sta di fatto che, ok, essendo un fan di Fire Emblem da tempi immemori, ho voluto leggere queste recensioni per vedere se la mia idea corrispondesse alla loro. Vi cito testuali parole del recensore di Conquest. Inizia così, da un titolo: All is fair in love and war. Tutto è lecito in amore e in guerra. E già da questo titolo si capisce che non ha capito un cazzo del gioco. Perché Fire Emblem è tutto meno che un dating sim. Weeaboo di merda. E dice: ho provato Fire Emblem Conquest sapendo già che sarebbe stato più difficile della sua controparte, ovvero Fire Emblem Birthright. Giustissimo, perché Iwata ha spiegato fin dall'inizio che Conquest si rifà ai Fire Emblem classici come Ardian Dawn o Fire Emblem 7, mentre Birthright si rifà ad Awakening, ovvero spostamenti sulla mappa, grinding di esperienza e soldi e via dicendo. Insomma, Birthright è più adatto ai novizi del gioco, mentre Conquest è più adatto ai veterani tipo me. Ho deciso di lanciare una sfida a me stesso e giocare in modalità classica, dove i personaggi che vengono sconfitti in battaglia muoiono permanentemente. Vi spiego. Da Fire Emblem 12, ovvero Heroes of Light and Shadow, hanno introdotto la modalità principiante. Se nella modalità classica le unità sconfitte in battaglia morivano e non potevi più utilizzarle tranne in rari casi in cui c'era un bastone monouso che riportava in vita un'unità e una sola, con la principiante il personaggio sconfitto torna disponibile nel capitolo successivo, rendendo il gioco più semplice per i novizi, quelli che si avvicinano. Non è male come idea, anche se snaturalizza un po' lo spirito di Fire Emblem, ovvero stai attento a quello che fai, perché se sbagli ti muore qualcuno. Finora hai detto giusto. Nora è più difficile di Ushido. Ma costui è stupido, perché ha detto: e mi sono promesso di non resettare il gioco. Insomma, se gli muore un'unità non resetta il gioco. Ed è in classica. Va bene, pure Iwata ha detto che Fire Emblem è un gioco che ti fa resettare molte volte, però vogliamo fare i try hard. E tra parentesi, il bello è che questo qui è arrivato a un certo punto nel gioco in cui non aveva più unità valide perché gli erano morte tutte e lui, cretino, come non ha resettato? E cos'è che ha fatto? L'ha ricominciato in principiante per non far morire nessuno. Ah, wow, ho finito la mappa e ho perso 3 delle mie unità più potenti. Ma non resetto, sicuramente non mi serviranno all'endgame e non farò fatica d'ora in poi. No, vero? In parole povere, non ha spiegato la storia di Nor, ha semplicemente detto: rispetto a Ushido non c'è il grinding. Perché mentre in Ushido puoi ritornare nelle vecchie mappe per sconfiggere nemici, guadagnare esperienze, guadagnare soldi e via dicendo, in Nor non puoi, è un Fire Emblem più difficile e consigliato appunto a quelli che ne sanno già un po'. Costui ha dato come voto a Fire Emblem Conquest un 7. E io mi sono chiesto: perché un 7? Ha elencato principalmente 2 lati negativi che ha ripetuto per tutta la recensione. Quali sono questi lati negativi? Non c'è il grinding e non ho avuto abbastanza tempo per fare supporti con le mie unità. Ora vi spiego bene, partiamo dai supporti. 2 unità che stanno vicine possono avere un supporto. Il supporto va dal livello C al livello S. Raggiunto il livello S, un'unità maschile e una femminile si sposano e possono dare vita ad un figlio. Questo figlio avrà le abilità dei genitori. In questo modo si possono creare dei mix interessanti di figli praticamente overpower. In Nord hai poco tempo per farlo perché i capitoli sono limitati. Oh noes! Ho passato interi capitoli a far niente e adesso non posso più far copulare Dlarz e Tonks perché sono all'endgame.
cavolo, sono veramente un genio. Passiamo ora al grinding. Il grinding in Awakening era massiccio, nel senso che c'era la modalità spot pass con cui potevi far spawnare unità a caso sulla mappa e sconfiggere quante volte volevi. Questo è disponibile solamente in Birthright e Revelation, che è il DLC pack. Questo si è lamentato del fatto che il Nord non ci fosse, ma Iwata ha detto fin dal principio che il Nord non ci sarebbe stato perché assomiglia di più ai Fire Emblem vecchi. Vi faccio un esempio. È come se questo recensore si lamentasse, che ne so, devo prendere Pokémon X o Pokémon Y. Io scelgo di prendere Pokémon X perché conosco le sue esclusive e mi piace di più questo cervo, ok? Xerneas. Finisco il gioco, devo fare la recensione e mi lamento del fatto che non ci sia Yveltal. Vi pare logica questa cosa? No, perché a me non pare logica. Insomma, Cici Birilli, su quel discorso è: non fidatevi sempre dei recensori online, perché potrebbero scrivere cazzate come in questo caso. E fate conto che non ha parlato né della storia, né della soundtrack, perché la soundtrack di Fire Emblem è sempre eccelsa e ve lo posso confermare io. E meno male che non ha parlato del petting system rimosso, dove tu puoi accarezzare le tue unità e... mi raccomando, non è come Pokémon Mini, le Pokémon Mini erano Pokémon. Qui sono personaggi umani, versione a cartonesca, dove ad esempio tu accarezzando Camilla la facevi orgasmare e lei ti diceva: ah sì, per aumentare il supporto fra fratelli bisogna toccarsi a vicenda. Questo non è Fire Emblem, non è Fire Emblem.